Buon Natale, eccoci qua! Sentite, questa è Last Christmas, parliamo del Womageddon, non l'avete perso perché oggi è il 25, quindi è finita la sfida social e potete sentire questa canzone. Buon Natale a tutte e tutti, questa non è una replica, non è un meglio di, questa è una nuova puntata di Timeline, siamo in onda anche oggi nel giorno di Natale e noi siamo felicissimi. Perché? Perché vedete che qui è comparso nello studio un pianoforte, insomma davvero per la prima volta a Timeline abbiamo un pianoforte, perché? Perché oggi c'è il concerto di Natale di Timeline. E con chi, signore e signori? Una bravissima pianista di fama internazionale e non solo, una delle poche compositrici in Italia. Signore e signori, Roberta Di Mario, benvenuta! Grazie, ciao Marco. Grazie ciao. Per essere Buon qui con Natale, noi. Grazie a voi. Buon Natale a te. Grazie. Buon Natale. A tutti voi e al tuo pubblico. Io mi accomoderei subito al tuo trono. A casa andiamo? Mia. Andiamo? A casa tua, sì. Giusto? Eccoci qua. Eccoci. Hai visto che studio bellissimo? Meraviglia, sì, piena di gioia e di colore come deve essere questo giorno, no? Speciale. Proprio così. Allora, sì. Sono davvero contento di passare il Natale con te. Molto felice anch'io, una gioia, grazie di questo invito. No, sono davvero contento, anche perché con te possiamo veramente respirare la magia del Natale, no? Sì. E ti posso chiedere, prima di iniziare, no? Ho detto una delle poche compositrici in Italia, sì. Perché questo è un primato veramente importante e interessante. Come ci si sente a essere una delle poche compositrici in un mondo di compositori, di uomini, no? Avverto una certa responsabilità innanzitutto, proprio perché incarno insomma quello che è una figura femminile dentro un mondo maschile, ma oltre alla responsabilità non sento differenza, perché la mia musica, fortunatamente il DNA della mia musica ha potenza, e quindi proprio per questa ragione, avendo insomma comunque un fisico abbastanza importante. Sei insomma, bellissima, abbiamo visto la tua falcata mentre scendevi, era meravigliosa. Però le spalle, che sono spalle date anche dall'allenamento continuo, del pianoforte, non ho bisogno di essere definita se non attraverso la mia musica, quindi attraverso questo penso di sentirmi bene in certo, un mondo maschile. E lo è, e lo è. Sì. Ecco, hai parlato del DNA della tua musica, sì. Arriviamo alla tua musica, perché tutto il pubblico aspetta questo momento, cioè vuole ascoltarti suonare, e partirei dal mio tablet, perché come sai abbiamo aperto la domanda sui social, abbiamo chiesto, parto dal mio tablet, quale canzone di Natale amate di più? Sono arrivate tantissime richieste, no? So che tu ne hai insomma pescate alcune, abbiamo sì. scelto insomma alcune canzoni, e a questo punto, signore e signori, partirei con la prima esecuzione della nostra ospite, che ci regala una petite fantasie delle classici. Che cosa ci regali? Dici un po'. Facciamo scoprire al pubblico o lo diciamo davvero? Dici un po', senza i titoli però, perché se i titoli okay, li scoprirete. Ok, loro sono grandi classici della tradizione natalizia, che arrivano proprio da lontano, anche dal Medioevo, e che però poi sono stati anche tradotti in centinaia di paesi, estesi a centinaia di, ovviamente, centinaia di paesi e di lingue, con anche una sorpresa per te, però nel mio stile, come so farlo io. E quindi, signore e signori, ma anche bambini all'ascolto, questa puntata di oggi è per davvero voi. Per tutti. A Timeline, Roberta Di Mario e il Natale.
Allora, qui il pubblico non c'è, ma l'applauso te lo faccio io. Grazie. Ed è come se fosse veramente un applauso di tutto il pubblico, come se il pubblico riempisse questo palco. Grazie. Che grande emozione che ci ha regalato Roberta. Grazie. È un'emozione anche per me, poi la musica porta magia, quindi era giusto oggi. E grazie per aver portato la musica in TV, che non è una cosa così scontata, molto preziosa. Noi oggi insieme a te facciamo compagnia, magari chi ci sta seguendo sta magari chiudendo gli ultimi pacchi di Natale, certo, una mattina, le ultime ricette, no? Certo. Ecco, ti posso chiedere, sì, tra l'altro bellissima la versione che hai fatto di All I Want For Christmas Is You, era questa la sorpresa? Era questa, per sì, il regalo per te di perché oggi. Quando ci eravamo sentiti con Roberto ho detto guarda che la mia preferita è All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey. Esatto. Ma tu l'hai fatta nel tuo modo, nel tuo stile. Nel mio modo, sì, con un po' di virtuosismo che arriva ovviamente dal mondo accademico classico da cui provengo, però insomma con quelle che sono le mie sonorità. Metto sempre l'estro e la creatività in tutto ciò che faccio e credo insomma che questa sia la cifra distintiva. Forse le persone intelligenti fanno così, non gli artisti fanno così, no? Ma io credo che tutti siano creativi in qualche modo. Il privilegio, la fortuna è scoprire dove si è talentuosi. Io ho avuto la fortuna sin da piccolo perché ho iniziato a suonare all'età di 5 anni. E quindi è 5 stato anni? Sì, non andavo ancora a scuola, ho imparato le note prima ancora delle lettere dell'alfabeto e ho sempre seguito il suono, la sua fisica, la sua metafisica, e insomma il pianoforte è il mio grande compagno di avventure, però sono stata fortunata. Tu hai imparato a suonare prima che a leggere e scrivere, per sì, capirci. Esatto, esatto. I tuoi genitori come hanno preso questa anche precocità, no? Bellissima, sì, precocità. Certo, i miei genitori sono stati attenti, hanno avuto cura, hanno cercato di comprendere quello che fosse appunto la mia capacità, il mio talento e mi hanno guidato e quindi oggi sono qui anche grazie a loro. Poi ovviamente tanto studio, come diceva un grande maestro, l'ispirazione, il genio, è 1% di ispirazione e il 99% di trasudazione e quindi bisogna sempre lavorare, sangue, sacrificio, però poi alla fine se davvero fai quello che desideri fare sei finalmente tu con la tua identità e la tua unicità e soprattutto nel momento della creazione, nel gesto proprio creativo scopri davvero chi sei tu, cioè la parte proprio più autentica di te, quindi è un momento molto intimo e potentissimo per chi vive il momento della creazione e ecco, del talento. Tu hai detto, con il mio lavoro, ma anche con la musica, si può scoprire, io scopro la mia unicità, no? Cioè, sì. si può scoprire la propria unicità. Prima di scoprire la musica, che ruolo ha avuto nella tua vita, ti posso chiedere un altro regalo. Questa volta non è il meglio delle canzoni di Natale che conoscete, no? Questa volta è veramente un regalo che Roberta Di Mare ci fa, lo ripeto, bravissima pianista di fama internazionale, una delle poche compositrici in Italia, e ci porti un tuo brano. Sì, una mia composizione. Ho pensato oggi potesse essere la composizione giusta, si intitola Duende, e non so se voi sapete che cosa sia il Duende, non so Marco, se tu ne hai sentito parlare, è una parola un po' intraducibile come la saudade portoghese. In realtà è un'energia misteriosa che arriva proprio dal profondo delle viscere, per noi musicisti e soprattutto per noi pianisti arriva fino alle mani, permettendoti di fare la performance, quella perfetta, quella proprio che resta eterna nell'armonia delle sfere. In realtà il duende è un elfo, un folletto, e arriva proprio dalla tradizione spagnola. Perfetto per oggi che è Natale. Perfetto, per questo che ho pensato che fosse una composizione un po' magica, proprio perché oggi è una giornata magica. Ce la regali questa magia? Qualche frammento. E allora, voi, signore e signori, ma anche tutti i bambini e bambini in ascolto, Roberta Di Mario e il suo Duende. Thank you.
Roberta Di Mario, signore e signori. Grazie. Allora, visto che ho paura di non fare in tempo, ci puoi regalare subito un altro tuo brano? Sì. Stavolta invece si parla di nuovi inizi, giusto Roberta? Sì, sì. Questo brano si intitola A New Beginning, un nuovo inizio, e dà il titolo a questo mio progetto di musica e teatro che sto portando appunto in giro per l'Italia e per l'Europa, e racconta proprio di un nuovo inizio, di una rinascita. E oggi è un giorno di rinascita per noi, è un nuovo noi, è un giorno che può portare a speranze, da futura ottimismo e fiducia nel futuro, e ho pensato che questo fosse un altro brano giusto per questo nostro incontro insieme. A New Beginning. Signore e signori, Roberta Di Mario. L'applauso è tutto. Grazie. Per Roberta Di Mario, devi pensare che è qua come se ci fosse il pubblico. Io in questo momento rappresento. Grazie, davvero Marco. Chi ci sta seguendo da casa. Grazie. Devo dire che quel duende di cui hai parlato, quell'energia che si sprigiona, che ti consente appunto di regalarci questa magia, è arrivata tutta oggi. È arrivata tutta, sono felice. Bene, ti posso chiedere in chiusura cosa ha rappresentato per te la musica in tutti questi anni? Ma come dicevo all'inizio, è casa. È casa, è un gancio che mi tiene in quota nei momenti di difficoltà, è un continuo dialogo con il pianoforte, che davvero è un compagno di grandi avventure, una macchina straordinaria che con legni, corde e segreti ti porta verso orizzonti inaspettati. Ed è proprio la mia dimensione. E tu ci hai portato verso orizzonti inaspettati oggi. Allora, rimani qui con noi. Io chiamo qui sul palco chi vuole raggiungerci, tutti chi vuole festeggiare qui con noi questo Natale. E ricordo dal mio tablet, visto che oggi è Natale, a Natale aggiungi un posto a tavola, parliamo della comunità di Sant'Egidio, dona ora al 45586, regala il pranzo di Natale ai più poveri. Insomma, vedo della timidezza, ragazzi, venite chi vuole, se no in ogni caso, insomma, ecco qua, venite, vedete che bella. Questa è solo una parte della famiglia di Timeline. Grazie a voi. Noi ci tenevamo a chiudere così. Grazie a Roberta Di Mario. Grazie a voi. Ne approfitto a tutta la squadra tecnica, produttiva, autoriale, non solo, perché noi andiamo in onda ogni giorno ad Agora e qui a Timeline. Grazie a loro. Ci tenevamo a chiudere con questa magia del Natale. Grazie Roberta Di Mario. Grazie a voi. Buon Natale a tutti. Un buon Natale meraviglioso a voi. Passatelo con chi amate. Questo è l'augurio che io voglio fare. L'augurio più semplice ma anche più importante. Buon Natale a tutti. Ci vediamo anche il primo gennaio. Buon Natale.